Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella Mondo di Vitava Gangster. Come avete visto nel video precedente, siamo stati all'ospedale Umberto I a vedere come stava il padre di Franklin. Sta bene, non ci ha potuto vedere perché stava tutto sedato, stava dormendo ragazzi, però abbiamo saputo che deve essere trasferito da là in un altro ospedale perché deve fare un'operazione allo stomaco e nell'ospedale dove sta adesso non la possono fare. Ora cosa faremo? Come vedete, mi sono travestito da paramedico e abbiamo tutto il necessario: l'ambulanza, la barella e il collega. Quindi fingeremo di essere noi quelli che dovranno trasportarlo dall'ospedale Umberto I all'altro ospedale. Solamente che all'altro ospedale non ci arriverà mai perché Franklin ha in mente di portarlo in un bunker sul Monte Chiliad. E là comunque ci sono tutti i dottori pagati da lui che sapranno come fare l'operazione, è al sicuro e quindi è pure lontano dalla polizia. Sopra ho Nissan Skyline, Nissan GTR. Vai. Là c'abbiamo la guida. Ui, c'abbiamo la guida a destra. Ehi. Ok, andiamo ragazzi, lasciamo Scampia. Poi penseremo pure a Scampia perché qua stiamo perdendo soldi su soldi, eh. Allora, sono pure contento che Tim sta bene. Non vedo Tracy da ieri, non so che fine ha fatto, ragazzi, non lo so. Però comunque poi in questi giorni vediamo un attimo di organizzare qualcosa di divertente, perché sennò veramente le disgrazie qua ci stanno circondando ultimamente. Macchina ragazzi, che macchina. Vai Franklin, che siamo quasi arrivati. Allora, non vi buttate quando passo io. State calmi. Allora, vediamo se questo tipo c'è. Mi stava aspettando il collega con l'ambulanza e la barella. Ah, eccolo qua. Perfetto ragazzi, tutto a posto. Parcheggiamo un attimo la macchina qua. Ok, e ora siamo pronti. Speriamo di fare questo trasferimento bene, senza essere scoperti. E niente, come vi dicevo, ragazzi, saluto qua ambulanza. Un bellissimo Mercedes della Croce Rossa Italiana. Bello, ragazzi, veramente bello, bello, bello. È uno Sprinter, come vedete. 319 Blue Tech. Tutto pulito, tutto sistemato, ragazzi. Ovviamente questo qua è stato rubato, ma è stato anche rivisto, quindi comunque l'abbiamo modificato, raggiunge 200 radi tranquillamente, perché qua non si può mai sapere che succede qualche inseguimento, qualcosa. Ci serve comunque un veicolo veloce. Allora, vi faccio vedere un attimo la barella, ragazzi. Wewe. E qua abbiamo tutto il menu per poter fare quello che vogliamo, quindi possiamo mettere, levare le borse. Tutto, possiamo fare praticamente tutto, ragazzi. Così si abbassa, così si alza, figata. Comunque mettiamoci un attimo tutte le borse. È meglio non dare. Mo' da poco nell'occhio, ragazzi, perfetto. E possiamo comunque pure guidarla. Eccola qua, ragazzi, perché a guidarla, vabbè. Nel senso, qua metteremo il padre di Franklin e lo trasporteremo nell'ambulanza. Quindi ci toccherà fare un bel po' di roba. Ok, e dirigiamoci all'ospedale Umberto I e vediamo un attimo di salvare mio padre. Siamo a bordo dell'ambulanza. Franklin non l'aveva mai vista così, perché non l'abbiamo mai rubata così, però qua ci dice tutto, vedete, c'è un computer che comunque ci sta segnalando dove stanno feriti, dove stanno emergenze, dove. Capito? Tutte le chiamate che riceve il centralino poi vengono messe qua sopra, solamente che noi non andiamo a vedere, ragazzi. Andiamo all'ospedale Umberto I. Vedete ragazzi che scatto. Qua sì, è un Mercedes. Però ha il motore veramente della Mercedes fatta. Ma non mi ricordo quale ragazzi. Forse la diesel. La E63 comunque. La classe E. Ma parliamo comunque di oltre 300 cavalli. E viaggia ragazzi. Spinge. Vedete? Spinge parecchio. Mi raccomando, eh.
Ma rose vola, ragazzi, mamma mia. Non attiviamo sirene, non attiviamo niente. Perché non interessa, ragazzi. Noi dobbiamo solamente fingere di essere quelli là. I trasportatori veri, nel senso. Ma qua come faccio a tagliare? Vabbè, no, mi tocca scendere qua. Macello, un macello per arrivare là, ragazzi. Un bellissimo macello. Ah, eccolo, eccolo. Ci siamo quasi arrivati, ragazzi. Però, mamma mia. Tagliamo, tagliamo. Tanto comunque non siamo veri paramedici. Ok, eccolo qua, ragazzi. Ospedale Umberto I. E poi siamo comunque collegati, no? Croce Rossa Italiana, ospedale italiano. Manca a farlo apposta. Comunque sì, c'è un po' di gente, ragazzi, qua. Ok, ragazzi, visto che comunque noi facciamo parte proprio dell'ambulanza, come vedete, noi possiamo avere questo accesso, ragazzi. Vedete, ambulanza parcheggi, quindi comunque non stiamo violando niente. Ok, mo incrociamo le dita, perché adesso andiamo nella stanza superiore dove c'è il padre di Franklin. Ho già aperto tutti gli sportelli qua, come vedete. Noi infatti metteremo qua il padre di Franklin. Andiamo, andiamo. Dobbiamo salire sopra. Ok, ragazzi, eccoci qua. Adesso devo un attimo parlare. Mannaggia, secondo me ci sono un'altra volta i poliziotti. Scusi. Nascondiamoci, ragazzi. Ok. Eh sì, buongiorno, salve. Siamo qua per il trasporto del signor Rashid Clinton. Ci è stato detto che deve essere trasportato dall'ospedale Umberto I all'altro ospedale al di fuori della città. Deve fare un intervento allo stomaco. Possiamo procedere? Andiamo sopra? Buongiorno, sì, la stavamo aspettando. È al terzo piano, stanza 2. Ok, perfetto, ragazzi, andiamo. Manteniamo un profilo basso. Ora prendiamo l'ascensore, ovviamente, ragazzi. Ci vediamo direttamente sopra, che è meglio. Ok. Ascensori, mi sa che stanno qua. Buongiorno. Buongiorno. Ok, ragazzi. Perfetto, ragazzi, ci vediamo non appena prendiamo l'ascensore e scende, che qua questi qua stanno aspettando da 3 ore. Perfetto, eccoci qua, ragazzi, siamo scesi dall'ascensore. Ok, ah sì, mi ricordo che il padre stava in quella stanza lì. Salve, dottore, siamo qui per il trasporto di Rashid Clinton. Ci è stato detto che deve essere trasportato. Ci avete chiamati ieri appunto per questo trasporto. È pronto? Lo possiamo prelevare? Buongiorno, se la stavamo aspettando. Grazie per essere venuti in anticipo. Ok. Va, perfetto, ragazzi, possiamo andare. Vieni. Ok, ragazzi, eccolo qua. Ecco le parole di Franklin. Adesso allora, mettiamo un attimo questa qua. Devo un attimo levare tutte queste borse. Perché adesso lo metteremo qua sopra, ragazzi. Questa qua la devo abbassare. Ok. Mo' carichiamo il padre qua, ragazzi, lo trasportiamo. Ok, perfetto, ragazzi, eccoci qua. Abbiamo messo finalmente il nostro padre qua sopra. Ed è bello perché comunque lo sta salvando Franklin. Lui non capisce ancora niente, ragazzi, perché è sedato. E quando comunque noi non ci siamo, lui si sveglia, quindi questo è il momento lui, dove lui dorme, perché comunque gli danno le medicine, tutte quelle cose là, ragazzi. Ma poi non appena verrà fatto l'operazione, lo saprà, perché comunque adesso lo portiamo in un bunker che vi faccio vedere, ragazzi, è assurdo.
ragazzi, prendiamo l'ascensore e ci vediamo giù e poi lo carichiamo nell'ambulanza. Perfetto, eccoci qua. Usciamo da qui. Ok. Ui. Giusto, questo. Comunque, mettiamolo qua dentro, ragazzi. E adesso dobbiamo portarlo direzione Monte Ciliad. Mamma mia, ragazzi, dobbiamo arrivare qua, vi rendete conto? Mo' ci facciamo un po' di strada insieme, però poi facciamo un taglio perché qua è un macello, ragazzi. Ci siamo riusciti, per fortuna. È andato tutto secondo i piani, ragazzi. Nessuno si è insospettito. E soprattutto stavano solamente due agenti. Strano, però possibile. Possibile perché comunque non hanno ancora collegato il padre a Franklin, quindi da Jid Clinton. Ancora non l'hanno collegato, ragazzi, a lui. Comunque cerchiamo di volare. Vedi, a noi ci serve la potenza di questo Mercedes, ragazzi, in questi momenti qua, capito? Quando dobbiamo subito divincolarci, subito dobbiamo andare, ragazzi, non vogliamo sapere niente. Ci serve la massima potenza e adesso vi faccio vedere il diesel. Il diesel. Da sentire il diesel, madonna mia, ragazzi, però della macchina, della vera Mercedes. Guardate qua. Si blocca la seconda marcia perché comunque è così. Viene vista come ambulanza, ragazzi, però ha il motore sotto della Mercedes vera. Quindi stiamo praticamente volando. Manteniamo sta velocità, ragazzi, cercando di essere il più stabili possibili, perché non dobbiamo dimenticare che c'è un malato dietro, che è il padre di Franklin. Adesso comunque vediamo di fargli fare l'operazione e poi nei prossimi video vi faccio sapere com'è andata. Questo bunker non ve l'ho mai fatto vedere, è pazzesco, ragazzi. Avete presente dove sta la funivia? Ecco, c'è un ingresso e c'è un bunker là sotto, ragazzi. Un bunker dove ci si può nascondere, ci si può stare là, capito? Comunque là ci stanno comunque altri membri dei family, quest'altra gente, capito? Dappertutto li abbiamo, in tutti gli stati. Perfetto, ragazzi, eccoci qua, finalmente dopo un'oretta siamo arrivati qua sul Monte Ciliad col camion distrutto perché ho toccato il guardrail. Ma adesso vi faccio vedere la figata assurda, ragazzi. Adesso ve la faccio vedere. Avete presente che hanno fatto tantissimi video su questo mistero? Cosa si nasconde dietro questa porta? Cosa si nasconde e cosa si nasconde, ragazzi? Adesso vi faccio vedere cosa si nasconde. Allora, si va di qua. Vi ricordate, no, quanti video sono stati fatti su questo mistero del Monte Ciliad? Io prendo, ragazzi, e faccio questo proprio. Faccio questo proprio io. Bu. E si scende, ragazzi, ecco il mio bunker. Il bunker di Franklin, magari questo è mio. Guarda come la porta strana la barella qua sopra, sulle scale, ragazzi. Ok. Perfetto, ragazzi, eccoci qua. Siamo nel bunker con diverse postazioni e qua, come vedete, è dove sarà effettuata l'operazione al padre di Franklin. Però, nel senso, voi vedete così, tutto mal ridotto, tutto grezzo, però qua, ragazzi, verranno i migliori dottori. Lasciamo un attimo il padre qua, che tanto da qua non se ne scappa, ragazzi. Per ora non c'è nessuno perché comunque è un bunker inattivo ed è attivo solamente quando lo dico io. Quindi si va da questa parte qua, ragazzi, vediamoci un po' le zone. E vedete, qua sala computer, dove comunque anche da qua mandiamo avanti gli affari. Poi da questa parte qua, letti, ok, con TV. E poi dicevamo... di qua cosa c'è? Letti, ok, computer. Perfetto, letti. Da questa parte qua, ragazzi, c'è l'armeria dove si può comunque costruire armi, fare. E di qua la stessa cosa. C'è il balconcino, ragazzi, c'è il balconcino. Guardate qua il balconcino di fuga dove tu ti butti col paracadute. Vedete, proprio nella montagna abbiamo costruito questo bunker. Non mentivo, siamo proprio sul Monte Ciliad. Ci sarebbero altre stanze, perché non me lo ricordo bene, ragazzi. Sono bunker che abbiamo fatto costruire nei tempi d'oro, capito? Quando c'era Pablo Escobar. Poi comunque non l'abbiamo mai visti perché non ci interessava tanto alla fine, capito? Però vediamo un attimo di qua. Ah, ok.
Qua non siamo stati. Quindi qua si scende. Ah, perfetto ragazzi, questa qua è la sala mensa. Vedete? Perché qua adesso arriveranno feminist, arriveranno dottori, arriveranno guardie, quindi avranno bisogno di mangiare questi, no? Ok, qua dove eravamo prima? Sì, ok, quindi proseguiamo di qua. Ah no, ok ragazzi, quindi sono queste le stanze. Perfetto. Perfetto ragazzi, perfetto. Quindi adesso mi toccherà fare una chiamata, far venire tutti quanti ragazzi, e poi scopriremo l'operazione come andrà. Però almeno siamo sicuri che il nostro padre sta qua, capito? Quindi abbiamo prevenuto, cioè abbiamo cercato di prevenire il disastro. Perché metti caso vengono a collegare il padre di Franklin a Franklin, lo arrestano. Quindi meglio di no ragazzi, meglio di no. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi, con questo è tutto e noi sentiamo al prossimo video. Bella!